perché la memoria è una macchina, è un fenomeno assolutamente non campano, o almeno non lo è più da molto tempo, è un fenomeno internazionale, no? dal quale si rimane inevitabilmente sconfitti nel momento in cui lo si ritiene un fenomeno locale. Un ciclo di lezioni rivolte soprattutto agli studenti per ragionare con approccio scientifico sui fenomeni e sui linguaggi contemporanei della criminalità organizzata, rappresentati per certi versi dalla letteratura e dalle fiction, ma per altri aspetti sconosciuti all'opinione pubblica. Dopo la stagione delle bombe del 92, le mafie hanno deciso di cambiare strategia. La strategia militare non conveniva, hanno trattato con lo Stato. Tant'è che oggi a Palermo è in corso un processo che vede imputati pezzi di Stato con Cosa Nostra. La mafia ha deciso quindi di trattare e infiltrarsi direttamente nella politica e nelle istituzioni del nostro paese. La strategia militare non conviene perché fa schierare molto indifferenti. Quando fai saltare un'autostrada, come è accaduto a Capaci il 23 maggio del 92, o metti un'autobomba sotto la casa della mamma di Paolo Borsellino, 19 luglio 92, e vai a prendere i brandelli di Emanuela Loi al quarto piano del palazzo della mamma di Paolo Borsellino, anche chi fino a quel momento si è girato dall'altra parte, almeno nel suo pianto, pure al balcone di casa lo deve mettere. Credo che raccontare questo kitsch, quindi riportare la Camorra anche in questa dimensione molto cafona, no? Che fa una differenza notevolissima tra il modo in cui una persona concepisce la sua vita e di conseguenza cosa, il rispetto dell'altro, l'altro da te. La distanza che ti separa dall'altro e la possibilità di accorciarla guardandolo, non sentendolo come un nemico, un avversario. Questa per esempio è una cosa che ancora io sento in questa città, hanno voglia di dire. Napoli ce l'ha ancora, questa cifra di umanità, non l'ha persa. Io più viaggio, più incontro il mondo, più vedo che Napoli, nel senso peggiore, è molto più presente nelle altre città che a Napoli. Organizzate dall'Università Suor Orsola Benincasa, in collaborazione col Comune di Napoli, le quattro giornate dei dialoghi sulle mafie vedono la partecipazione di alcuni fra i massimi esperti nazionali, fra cui Isaia Sales, coordinatore dell'iniziativa, Franco Roberti, Raffaele Cantone, Tano Grasso, Nando Dalla Chiesa, Lirio Abbate e alcuni giornalisti e studiosi internazionali come Daniela Rea Gomez, Louis Shelley, Anne Veron e Jacques de Saint-Victor. Una signora grassa con due sacchetti di plastica balza di lato e lo guarda male. Sì, signora, danno fastidio, danno molto fastidio.